Ciao a tutti, sono Sandro 2011, continuiamo i nostri video sulle battaglie dell'età del ferro. Abbiamo provato varie tipologie di militari, oggi proviamo con i cavalli, vediamo come funzionano i cavalli, impariamo a usare i cavalli. Ok, allora andiamo direttamente sul mondo su cui stiamo lavorando, sul mondo H. Qui abbiamo, come sapete, una città dell'età coloniale, però combattiamo nel ferro. Gli edifici militari non sono molto alti, quindi siamo una città abbastanza adeguata per combattere nel ferro. Ho messo parecchi militari dell'età del ferro. Per poter fare battaglie dell'età del ferro andiamo nelle GVG. Nelle GVG si può scegliere dove attaccare, quindi abbiamo questa. Oh, scusate, queste sono le spedizioni. Queste sono le GVG. Ok, vedete, ho le varie età. Io scelgo età del ferro, apro la mappa dell'età del ferro. Ah, una cosa, mi ha suggerito uno di voi, Immo, di mettere a tutto schermo. Vedete, è molto migliore, molto più leggibile, vedete meglio, è inutile mettere tutte quelle barre intorno. Grazie, Immo. Allora, vediamo se c'è ancora l'attacco che abbiamo messo l'altra volta, l'assedio, neanche ricordo bene dov'era, ma penso di no, ci hanno fatto direttamente fuori. Sarà da queste parti, mi sembra. Va bene, facciamo un altro attacco. Facciamo un altro attacco, andiamo per esempio qui. Visualizza settore. Ok, allora, qui non abbiamo esercito d'assedio, chiaramente. Questi sono gli eserciti difensivi nemici, di cui non sappiamo niente perché non sono mai stati attaccati. Vedete tutti i pallini blu, quindi sono interi. Mettiamo un esercito d'assedio. Esercito d'assedio. Mettiamo, oggi dobbiamo giocare con i cavalli, quindi i cavalli ce li lasciamo poi per l'esercito d'attacco, l'esercito offensivo, non per l'esercito d'assedio. Quindi qui possiamo mettere 4 soldati, 4 legionari. Mettiamo l'esercito d'attacco, come al solito vuole 5 di ogni bene quando è il primo settore che si occupa, la tesoreria non c'è e gli doniamo. Ok, l'esercito d'assedio è stato messo. Torniamo agli eserciti difensivi. Mettiamo, abbiamo detto tutti i cavalli, ve lo dico subito che la battaglia la perderemo quasi sicuramente, a meno che non saremo fortunati, per esempio se troviamo tutte baliste potremo anche vincerla. Vediamo che cosa troviamo. Prima però vediamo un po' quali sono le caratteristiche dei cavalli. Mettiamo di nuovo un cavallo sotto perché vedete sopra c'è questo scudo giallo che mi indica l'attacco e la difesa aumentati in base ai grandi edifici a disposizione. Mentre qui sotto il cavallo puro, vedete un cavallo, un'unità veloce. Sì, età del ferro, ha un attacco 9 e una difesa 8, quindi non molto alti, ma non neanche molto bassi, ma portata 1, questo è il punto debole del cavallo, la portata 1. Portata 1 significa che attacca soltanto le unità vicine. Per attaccare un'unità il cavallo deve arrivare vicino e siccome tanto forte in difesa non è, spesso poi arriva, si avvicina e viene ucciso, viene eliminato, quindi è buono per attaccare invece unità deboli, non unità forti. Però unità deboli che raggiunge subito, quindi l'uso tipico è contro l'artiglieria. L'artiglieria sta lontana e se non un cavallo che arriva subito, prima che arrivo, per esempio se lo faccio, abbiamo visto con i legionari vengono uccisi, non riescono a colpire. Invece il cavallo arriva subito, l'artiglieria, le baliste, quindi l'artiglieria è debole e viene immediatamente fatta fuori. Anche contro gli arcieri è buono. Vedete, ha un bonus proprio contro le unità a distanza, e le unità a distanza sono per l'appunto gli arcieri. Gli arcieri, anche loro, colpiscono da lontano, quindi diciamo che i cavalli sono utili contro gli arcieri per due motivi. Uno, perché si avvicinano e arrivano subito, mentre l'arciere può colpire da lontano le altre unità. E due, perché hanno un bonus contro gli arcieri. Quindi utilizzate i cavalli contro le baliste e contro gli arcieri. Ok, se lo portiamo su la situazione è la stessa, chiaramente abbiamo l'attacco e la difesa aumentati per i nostri grandi edifici. Non c'è diversamente, vedete se vi ricordate, i soldati hanno un bonus nei cespugli e nella foresta, gli arcieri non li abbiamo ancora usati, ma hanno un bonus nella roccia, e loro non hanno bonus, quindi dove li mettiamo. Anche se poi la foresta o altri ostacoli possono rallentarli, quindi in generale conviene metterli nella campagna, tra le lande, come dicono loro. Ok, allora abbiamo messo tutti i cavalli pronti per la battaglia, attacchiamo. Vediamo qual è l'esercito nemico. Allora abbiamo 4 baliste, con i cavalli siamo andati bene, e abbiamo
arciere, balista, no, arciere, arciere. Quindi siamo andati bene, perché arciere e baliste sono proprio quelli colpiti dai cavalli, sono abbastanza deboli. Io arrivo subito con i cavalli, questa battaglia dovremmo vincerla. Ok, allora subito fino a un certo punto, perché vedete, al primo colpo non arrivo a raggiungerli. E invece loro arrivano tutti quanti a raggiungere, ma a parte fermarmi troppo dietro serve a poco. Vediamo se stessi, forse se stessi qui gli arcieri possono raggiungere, ma insomma, ma andiamo avanti, facciamo l'offensiva rapida. Nel primo colpo mi colpiranno, mi feriranno, diminuiranno la mia potenza, al secondo però sarò subito in grado di attaccare. L'altra strategia possibile è rimanere dietro e aspettare che si avvicinassero loro, ma le baliste non si avvicinano, gli arcieri si avvicinano poco, quindi tentiamo il tutto per tutto e andiamo. Ok, vediamo adesso che cosa fanno loro. Vedete, un cavallo già l'hanno fatto fuori. Un altro fatto fuori. Ok, adesso tocca a me. Colpiamo prima le baliste, che sono le più deboli, le facciamo fuori prima. Vedete? Con due colpi ho fatto fuori la prima balista, questa seconda balista fatta anche fuori. Ogni due colpi faccio fuori una balista, ricominciano gli arcieri. Tocca di nuovo a me, eliminiamo ancora questa ultima balista rimasta e con due colpi l'abbiamo fatta fuori. Andiamo adesso dagli arcieri, vedete come arrivo subito? Con due colpi faccio fuori gli arcieri. E ho praticamente finito. Mi sono rimasti, vedete, è stata una battaglia rapidissima. Siamo stati fortunati perché abbiamo provato contro baliste arcieri, quindi sono rimasti 5 cavalli, anche se 3 sono un po' feriti. Potremmo fare un'altra battaglia, anche se adesso al momento non ho abbastanza cavalli per mettere solo cavalli. Quindi andiamo di nuovo su Visualizza Settore. Vedete? Questo è l'esercito che abbiamo preso prima, con 4 baliste e 4 arcieri. Gli altri non li conosciamo perché non li abbiamo ancora colpiti. Vediamo l'esercito di calci, capita. Lasciamo i 5 cavalli, anche se 3 sono feriti, visto che stiamo combattendo con loro. E per mettere altre 2 unità, mettiamo i famosi furfanti. I furfanti, appena sono colpiti, vengono trasformati in unità del tipo che già abbiamo in campo. Quindi in questo caso verranno tutti trasformati in cavalli. E proviamo così, non mettiamo un'unità di tipo diverso, visto che questo video è tutto sui cavalli. Quindi siamo abbastanza deboli perché abbiamo cavalli già feriti, abbiamo un'unità in meno, vediamo che cosa succede. Attacca. Vediamo che abbiamo contro questa volta. Abbiamo ancora 4 baliste e invece di 4 arcieri abbiamo 5 baliste e 3 legionari. Questo è un po' più pesante, perché con i legionari il cavallo arriva, ma il legionario è molto più forte, soprattutto è forte in difesa, quindi mentre le baliste e gli arcieri con 2 colpi li abbiamo fatti fuori, i legionari no. Siamo di meno, siamo feriti, questa potremmo perderla. Comunque, avviciniamoci. Abbiamo detto che il primo colpo, il primo viaggio è vuoto, cioè solo per avvicinarci. Vedete, i legionari già ci attaccano i cavalli. Adesso le balizze hanno attaccato da lontano i furfanti, di fatto hanno sprecato un colpo, perché i furfanti, essendo attaccati, sono trasformati in cavalli, perché erano l'unica unità presente nel terreno, se no sarebbero potuti diventare una qualunque delle unità. Però i cavalli sono ancora sani, quindi il primo colpo di fatto le baliste l'hanno perso. Per questo spesso c'è chi mette una sola unità e tutti i furfanti, facendo attenzione a non far uccidere l'unità prima che i furfanti si trasformino, se no perdo tutto. Ok, vedete, qui posso già attaccare questo legionario. Ok, attacchiamo subito le baliste che sono più deboli, facciamole tutte fuori, rapidamente, vedete come l'altra volta le baliste le facciamo fuori con 2 colpi. Ok, tocca di nuovo a noi. Siamo rimasti con pochi cavalli però. Siamo solo 3 cavalli, vediamo cosa succede. Ok, di nuovo ancora sulle baliste. Qui magari questo legionario facciamolo fuori, è rimasto solo appena appena un puntino. È rimasto un solo cavallo.
fatta fuori, vedete, non la perderemo questa. E infatti il problema, come vi ho detto, sono stati i legionari. È vero che eravamo in meno, avevamo dei cavalli feriti. Se avessimo avuto 8 cavalli, forse l'avremmo comunque vinta, perché c'erano parecchie baliste. Forse avremmo fatto fuori anche col cavallo aggiuntivo e con i cavalli non feriti, avremmo fatto fuori anche questi due legionari che sono rimasti e comunque sono feriti. Ok, penso che questo video è finito. E che cosa dire? Beh, rimane soltanto un'unità, gli arcieri, li vedremo la prossima volta, anche se poi gli arcieri sostanzialmente li sconsiglio perché sono troppo deboli per attaccare unità che stanno come le baliste, a quello metto direttamente i cavalli, negli altri casi metto legionari, soldati, però faremo l'esperimento anche con gli arcieri. E per questa volta è tutto, vi saluto, iscrivetevi al canale qui sotto se vi può interessare. Mettete commenti, chiedete, fate domande, se posso rispondo. E alla prossima!